segnalata dai carabinieri di Siena e Rapolano una banda dedita a furti in cantieri e appartamenti. Nuvole nere sulla mezzana tra Lodi e stipendi che non arrivano, la situazione si fa sempre più preoccupante. Torna il calendario di Lucia Lungarella, un'iniziativa che vedrà ricavato e devoluto interamente in beneficenza. E adesso lo sport, presentato alla stampa il nuovo allenatore dell'Emma Villas Siena, Emanuele Zanini. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, un nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la cronaca, come avete sentito dai nostri titoli iniziali, sgominata a Siena una banda dedita a furti in cantieri e appartamenti, un'operazione portata avanti dai carabinieri di Rapolano Terme in collaborazione con quelli di Siena, che ha visto impegnati oltre 100 uomini, 7 le persone arrestate, un italiano e 6 di origini kosovare, ma vediamo i dettagli nelle interviste. È soprattutto un'azione diretta a scompaginare dei malavitosi che agivano con finalità di carattere predatorio, ma attività predatoria anche che arriva fino allo sciacallaggio, perché la caratteristica era quella di ritornare più volte nello stesso cantiere, che erano i cantieri edili, erano gli obiettivi privilegiati, ritornare più volte per saccheggiarlo. Questa è un'azione di sciacallaggio fatta, come dire, con una totale insensibilità per i beni altrui, ma soprattutto per l'attività che c'era in corso, con danni notevoli in questi cantieri, che ci ha permesso di, come dire, aggredire un fenomeno, perché era diventato un fenomeno caratterizzato da una grossa capacità criminale, per la frequenza con cui i fatti si sono verificati, per la compattezza del gruppo criminale, dove vi era una continua interscambiabilità di ruoli, e quindi per la professionalità criminale espressa, che è stata contrastata, lasciatemelo dire, con un'alta professionalità dell'arma dei carabinieri, brillantemente coordinati dalla procura, in particolare dal sostituto dottor De Flamminis. Questa era appunto la spregiudicatezza di questo gruppo criminale definirei io in ascesa, cioè aveva iniziato con la commissione di questi furti a cantieri e comunque si stava anche specializzando in altri settori, quindi cercava un po' di prendere terreno, come si dice in termine tecnico, e tra l'altro c'è questo aspetto dato da queste false fatturazioni che loro stessi facevano ad imprese praticamente reali, come è stato spiegato, per cercare a queste altre imprese di abbattere utili. Questo sarà terreno praticamente di approfondimento da parte di organi tecnici. Ma cambiamo adesso argomento, c'è grande preoccupazione intorno alle vicende di Casa Menzana, tra Lodi, il pagamento degli stipendi ai giocatori che non arriva e tutta un'altra serie di scadenze da rispettare. Le nubi sopra Viale Sclavo sono sempre più nere. Per capire la posizione dei tifosi, oggi abbiamo sentito il presidente dell'associazione Io Tifo Menzana, Alessandro Lami. Purtroppo le notizie di agenzia che sono state riportate da tutti i media ci parlano di grosse difficoltà, di stipendi arretrati, di rischio di escussione della fideiussione. Questo a fronte invece di affermazioni fatte non più tardi di una quindicina di giorni fa da parte dei vertici della società, che dicevano altre cose, dicevano cose opposte. Quindi nella tifoseria c'è rabbia, c'è disorientamento, perché bisogna capire allora la verità dove sta, bisogna capire davvero a che punto siamo, che rischi stiamo correndo, perché ricordiamoci, i tifosi di Siena più di altri secondo noi hanno diritto queste cose di saperle, perché se la Menzana oggi è viva gran parte del merito va ai tifosi. C'è da dire che la proprietà, che c'erano problemi, l'ha sempre detto, su questo bisogna dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, perché non si può dire che hanno tenuto nascosto nulla, però se poi ci sono quelle affermazioni e 15 giorni dopo vengono
vengono fuori questi problemi e si comincia veramente a non capire più dove sta la verità. Vogliamo comunque far sentire allo staff e ai giocatori che di questa, tutta questa situazione sono poi vittime esattamente come i tifosi, li vogliamo far sentire la nostra vicinanza. Certo, pretendiamo, come abbiamo scritto, chiarezza anche in tempi piuttosto brevi alla società e non ci dimentichiamo che entro il 31 dicembre deve essere fatta l'assemblea per l'approvazione del bilancio. Tutte queste cose però esulano appunto dal rapporto con la squadra che anzi sta, oltretutto sta anche rendendo molto bene sui parquet di tutta Italia e quindi abbiamo deciso stasera di essere presenti e di essere vicini alla squadra e allo staff. Cambiamo ancora argomento, rientro in vista per il sindaco di San Luigi De Mossi dopo il viaggio in Cina, una visita giudicata in modo molto positivo dal rettore dell'Università Pestalozzi di Siena, Pietro Cataldi. C'è una collaborazione tra il Comune e l'Università per Stranieri che va avanti da molti anni e con grandissima soddisfazione mia, ma credo di entrambe le parti, sta proseguendo molto bene anche con questa amministrazione. L'appoggio del Comune è decisivo. Se vogliamo che Siena sia una città interessante per studenti internazionali, non basta che le due università si diano da fare per raggiungere questi studenti, è importante che la città sappia poi accoglierli, sappia ospitarli, sappia offrire loro delle opportunità di alloggio, delle opportunità di iniziative, attività culturali, in generale che la città sia ospitale, e questa è una cosa che gli studenti sentono molto. Siena si rivela, e se posso dirlo, sempre di più una città ospitale, cioè sta imparando sempre di più che essere ospitali è nell'identità profonda di una città che è su una via di comunicazione, che da fin dal Medioevo è una città di transito, di passaggio e di ospitalità. Rettore Pietro Cataldi che anche ha affermato quelli che sono i progetti dell'Università Pestalozzi di Siena, quindi andiamocelo a sentire. Ma esistono vari progetti di studentati, il più grande a Siena senza dubbio è quello che riguarderebbe il palazzo che era stato costruito per la provincia in Viale Sardegna, un grande palazzo completato all'esterno e invece ancora da definire negli spazi interni. Occorrono investitori che abbiano fiducia in questo business, in altre città questi investitori esistono, l'auspicio fortissimo è che si riescano a trovare anche a Siena. Il sindaco si sta muovendo, lo aveva già fatto il sindaco precedente, i due rettori si muovono, facciamo tutto il possibile, non è sempre facile vincere le diverse resistenze. Sul costo degli alloggi però direi che il problema non sono tanto i 300 euro che sono un po' tanti, ma talvolta c'è anche oggi qualcosa meno, oggi c'è anche qualcosa meno. Quello che è importante è che l'ospitalità sia poi impeccabile, cioè che poi non ci si trovi di fronte a mancanza di ricevute corrette, cioè una parte di nero, perché questo mette in difficoltà gli studenti oltre che essere una forma di evasione particolarmente odiosa, cattivi servizi, bagni fatiscenti, cioè la cosa importante è che uno studente che magari si può permettere quell'alloggio però poi si trovi a stare in condizioni dignitose e che la città capisca. Ma io credo che lo ha capito, in gran parte lo ha capito, che se sparissero i 10.000 e più studenti fuori sede, Siena sarebbe una città che si impoverirebbe non solo culturalmente, il che è ovvio, ma si impoverirebbe da un punto di vista economico in un modo gravissimo, cioè diventerebbe una città quasi povera. Torna il calendario realizzato dalla fotografa Lucia Lungarella con il ricavato che sarà devoluto interamente in beneficenza alle fondazioni di fibrosi cistica. Sentiamo le parole dell'autrice. Quest'anno appunto il titolo è Wow, perché appunto è l'emozione che vorrei suscitare allo spettatore che guarda le foto, appunto, perché l'idea è quella di tornare un po' indietro con gli anni, a quando eravamo bambini e guardavamo dentro il caleidoscopio, che adesso è una cosa che forse non so se i bambini di oggi lo fanno sempre, ma insomma era veramente un mondo magico e quindi è colorato, e quindi il colore è un po' anche quello che vorrei portare nelle case delle persone che comprano il calendario, anche per ricordarsi di questi bambini
a cui andrà ricavato, diciamo. Per il quarto anno appunto ho sempre le mie amiche in appoggio e quindi ho deciso di fotografare loro, di fare i miei esperimenti sempre su di loro, ma sono più del solito perché sono 27 in realtà e quindi ho coinvolto diverse ragazze di Siena che sono state come sempre in questi casi veramente carine, disponibili, è stato molto divertente come sempre. Ringrazio in particolar modo la mia collega Irene Bernabei, Valentina Galluzzi del Salon Beauté che ha pensato al trucco e parrucco, tutte le ragazze che hanno posato ovviamente. Ricordo che il calendario da domani 19 dicembre sarà in vendita in 5 librerie di Siena più in altri punti che potrete vedere visitando la mia pagina o quella della delegazione Fondazione Fibrosi Cistica. Da domani daremo tutte le indicazioni necessarie per trovare il calendario. Un ringraziamento a Lucia Lungarelli e al suo progetto arriva anche da Vittoria Fortino, rappresentanza della Fondazione Fibrosi Cistica, al quale è stato devoluto peraltro il ricavato del calendario. Sentiamo. Importantissimo per noi perché ci permette di sostenere un progetto del Maier che si occupa appunto di ricerca sia applicata che di base e anche il centro di riferimento regionale dove i pazienti affetti da fibrosi cistica vengono curati sia i bambini che gli adulti e quindi noi siamo onorati di aver ricevuto il sostegno di Lucia e delle sue amiche e anche molto onorati di poter finanziare il centro di cura dove tutti i pazienti toscani vengono appunto curati. E la ricerca scientifica è molto importante perché ci stiamo avvicinando piano piano e con grande speranza all'individuare la molecola che potrà rappresentare la cura definitiva per questi pazienti. Diciamo che la vita che loro vivono è una vita molto sacrificata perché fanno cure che gli impegnano per tanto tempo durante il giorno e che servono solo per migliorare la qualità della vita. Arrivare a finanziare molti progetti significa aumentare la speranza di trovare la cura definitiva per loro. Adesso si torna a parlare un tema che ha tenuto molto banco in questo periodo, ossia i rincari sugli abbonamenti e sui biglietti operato da ATM con la Regione Toscana. A commentare i disagi questa volta è stato Marco Mucciarelli del Fronte della Gioventù Comunista. Vediamo. Il problema è che appunto dal 1 luglio, come sappiamo, 2018 sono stati fatti tutta una serie di rincari per gli abbonamenti e comunque il prezzo dei biglietti della TM e in tutta la regione toscana. Questo ovviamente ha portato a tutta una serie di problemi per quanto riguarda le semplici disponibilità da parte sia di studenti pendolari che di lavoratori di potersi permettere o dei biglietti, dei semplici biglietti oppure degli abbonamenti. Abbonamenti che a cui sono state fatte delle agevolazioni per chi li faceva, però soltanto a chi appunto aveva un reddito ISEE di minore di 36.000 euro l'anno. E in compenso però è stata levata la possibilità di rateizzare questi pagamenti. Ovviamente noi come Partito Comunista e Fronte della Gioventù Comunista ribadiamo la nostra contrarietà a queste manovre effettuate insomma dall'ATM in Toscana e che comunque sono state fatte con l'avvallamento, quindi l'approvazione da parte di Enrico Rossi, quindi il governatore della Toscana, e che quindi si vanta in qualche modo di un falso socialismo come vediamo sempre e noi ribadiamo appunto che non si deve mascherare da un qualcosa che non è stabilire dei prezzi sicuramente più accessibili alle famiglie in generale, alle persone, ai lavoratori, agli studenti. Inoltre tutta questa serie di tagli, come abbiamo visto, questi tagli di corse hanno portato anche a un peggioramento dei servizi. Il problema è che se vengono fatti degli aumenti ma il servizio è peggiore, allora una domanda penso sorga spontanea: qual è il motivo? E si torna a parlare anche di sicurezza, questa volta dei residenti e pedoni in via Simone Martini. Uno dei temi dell'incontro di oggi tra l'assessore all'urbanistica Michelotti e una delegazione di Casa Pound. Abbiamo intervistato Sergio Fucito. La situazione di via Simone Martini nel mirino di Casa Pound. La poca sicurezza e la pericolosità della via, soprattutto per residenti e pedoni, vista la presenza di marciapiedi molto stretti, è stato uno dei temi dell'incontro di oggi tra una delegazione di Casa Pound e l'assessore all'urbanistica Francesco Michelotti.
Il movimento, da sempre sensibile alle problematiche sulla sicurezza, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni da parte di residenti, ha voluto portare il problema all'attenzione della nuova amministrazione comunale. Sentiamo come è andato l'incontro dalle parole di Sergio Fucito. Rappresentando anche la preoccupazione degli abitanti di via Simone Martini, abbiamo messo l'accento sulla pericolosità della strada, anche perché ha un marciapiede estremamente piccolo dove c'è, che quindi impedisce a una carrozzella, a un portatore di handicap di poter percorrere questa via in sicurezza. Mancano anche, visto che la strada è in discesa, dei dissuasori, cioè che limitino le velocità. L'assessore si è detto interessato a questa problematica e ci ha assicurato un rapido interessamento e intervento. Ecco, un incontro che ha portato all'attenzione anche un altro argomento, sia quello relativo alla classifica del Sole 24 Ore, che vede la nostra città in ascesa proprio per dei reati come la microcriminalità e la sicurezza. Vediamo. Il secondo argomento che abbiamo affrontato con l'assessore alla sicurezza è stato quello della nostra preoccupazione ulteriore nel vedere Siena continuare a scendere dal 67esimo al 71esimo posto della classifica del Sole 24 Ore per quanto riguarda quei tipi di reati che sono particolarmente odiosi per il nostro popolo, e sono gli scippi, e sono i borseggi, e sono i furti negli appartamenti. Ecco, proprio per questi tipi di reati, che non sono la rapina, che non sono l'omicidio, di cui ovviamente si occupano carabinieri e polizia, ecco, in questo settore noi crediamo che il comune col suo assessore possa fare parecchio, mettendo in moto tutta una serie di varianti al regolamento di polizia municipale, e quindi successivamente creare un embrione di nucleo di polizia municipale che si occupi esclusivamente di questo. Ecco, anche in questo caso l'assessore si è dimostrato molto interessato, e naturalmente questo è un progetto che non si può realizzare in due giorni, ci ha assicurato però che vedrà la fattibilità e possibilmente quindi dare il via anche a questa soluzione. Cambiamo ancora argomento, una mostra permanente nei locali di Siena Jazz, dal titolo Stasera Jazz, 67 scatti in bianco e nero, dei miti del jazz realizzati dal fotografo Roberto Pollilo. Sentiamo le sue parole e quelle del direttore artistico Franco Caroni. Nasce tutto dalla donazione che abbiamo avuto dalla famiglia di Arrigo Pollilo, che è una donazione fondamentale per svegliare un po' il settore di ricerca che stava intorno al jazz, che era soltanto concertistica e basta. Con Roberto Pollilo si è avuto sempre un rapporto molto forte, anche in sintonia, in feeling, eccetera. Lui ha voluto che tutte le sue foto potessero arrivare qui, ha fatto questo miracolo di trasformare un corridoio di una scuola in un luogo veramente degno di ospitare la mostra. Sono in contatto con l'Accademia Siena Jazz da tantissimi anni, c'è una lunga storia. Il mio papà, che è morto 35 anni fa, si occupava di jazz, è stato forse la persona che più ha promosso il jazz in Italia. Allora, quando mio padre è mancato, noi abbiamo donato tutto il materiale suo sul jazz, che è stato poi la base da cui è nata il centro studi sul jazz di questa accademia. E allora era abbastanza spontaneo il fatto di donare le foto di jazz che io ho fatto in quegli anni. Con l'aiuto dell'amico architetto Cesare Mari e Carlotta Mari abbiamo rinnovato questo corridoio, e mi sembra una cosa carina avere tutti questi grandi del jazz vicini agli studenti che tutti i giorni qua imparano a suonare in queste aule bellissime. E continuiamo con gli eventi, perché un grande concerto di Natale in Duomo offerto dall'Accademia Chigiana a tutti i senesi sta arrivando, ce ne parla il direttore artistico Nicola Sani. La Chigiana festeggia il Natale, un segno importante che vogliamo condividere con tutti gli appassionati della grande musica per dire a modo nostro buon Natale a tutta la città di Siena.
Lo festeggeremo con un concerto molto bello e molto particolare. Saremo tutti in cattedrale alle ore 21 con il coro Guido Chigi Saracini che ci aprirà gli orizzonti della spazialità polifonica del Cinquecento. Un viaggio nel passato, ma sarà come vivere un po' il nostro presente, perché la spazialità dell'antica polifonia suona molto moderna, suona quasi come lo spazio immenso in cui si proiettano i suoni del nostro tempo. Saranno le musiche di Andrea e Giovanni Gabrielli che risuoneranno in un bellissimo concerto intitolato Cantate Domino. Il concerto comincia alle ore 21, venerdì 21, e si inserisce nella stagione Micat in Vertice. Sarà il concerto di Natale della grande stagione di Siena. Passiamo adesso alle notizie della provincia, la Val d'Elsa. Con le Val d'Elsa e Pigni abbattuti in zona Le Grazie diventano della panchina, e l'idea avuta dall'assessore al decoro urbano Alberto Galgani. Pini abbattuti utilizzati come panchine. Succede a Colle Valdelsa in zona Le Grazie, dove l'intuizione dell'assessore al decoro urbano Alberto Galgani ha riscosso grande successo tra i cittadini per la sua semplicità ed efficienza. L'ho visto su un profilo Instagram di un amico, la cosa mi è subito piaciuta, quindi ho chiesto alla ditta incaricata se era possibile realizzarla, spiega Galgani, che ha colto al balzo l'opportunità per dare un senso a piante che sarebbero state normalmente abbattute senza alcun riutilizzo. A sollecitare un intervento in zona Le Grazie sono stati gli stessi residenti attraverso una raccolta firme, dunque la necessità di sostituire gli alberi e l'idea pescata direttamente dalla rete. È la prima volta che facciamo questo tipo di intervento, dice Galgani. C'è sempre qualcuno che contesta, invece stavolta ho incontrato tanti pareri positivi. Credo che questa soluzione vada riproposta, vediamo di che zona si tratta, ma non trovo motivi per non rifarlo. Nello specifico alle Grazie sono stati abbattuti 9 pini in via Cervoni e 2 in via Morozzi, che saranno sostituiti da 13 alberi tra cipressi ed aceri. Questo fa parte della strategia dell'assessore per la manutenzione del patrimonio arboreo, come è accaduto anche negli scorsi mesi, quando altri pini sono stati sostituiti nei giardini delle zone di Gracciano, Campolungo ed altre parti della città per quasi 50 piante abbattute, ma in questi casi i pini sono stati sostituiti e non reinventati panchine. E ancora a Val d'Elsa, porterà a termine il progetto di riqualificazione del pronto soccorso dell'ospedale di Campostaggio a Poggibonsi, è una delle priorità del nuovo direttore Angelo Messano. Vediamo. Angelo Messano è il nuovo direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Campostaggio a Poggibonsi. Nominato ad inizio dicembre, Messano ha una lunga esperienza nell'ambito dell'emergenza urgenza che comincia nel 1997 al pronto soccorso di Lecco, dove rimane fino a gennaio 2004. Dal 1 febbraio dello stesso anno si trasferisce al pronto soccorso di Poggibonsi, dove oltre ad occuparsi dell'emergenza ha coordinato il reparto osservazione breve intensiva. L'obiettivo, spiega Messano, è continuare a mettere a disposizione la mia professionalità e il massimo impegno all'interno dell'attività quotidiana del pronto soccorso dell'ospedale di Campostaggia e di fornire piena collaborazione alla direzione aziendale della zona sud-est e alle istituzioni del territorio in modo da portare a termine anche il progetto di riqualificazione del nuovo pronto soccorso con lo scopo di dare ai cittadini spazi e risposte di cura più adeguate alle richieste divenute sempre più numerose. Quella del potenziamento del pronto soccorso è una esigenza reale per l'ospedale di Campostaggia. Un intervento reso necessario dal numero dei pazienti. Siamo nell'ordine dei 40.000 annui, aveva dichiarato ad agosto Luciano Francesconi, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, anche su sollecitazione del sindaco David Bussagli, parlava di un investimento di circa 4 milioni e mezzo di euro. Un intervento dovuto, considerando che la struttura era stata inizialmente concepita per ospitare 15.000 visite all'anno. Ancora Val d'Elsa, in Viale Marconi a Poggibonsi sono stati inaugurati nuovi spazi per bambini e adolescenti gestiti dalla cooperativa Valle del Sole. Ancora il servizio di Filippo Tecci. Un luogo in cui offrire a bambini, adolescenti e dalle loro famiglie progetti per intervenire insieme sulle difficoltà dello sviluppo. È il nuovo spazio gestito dalla cooperativa Valle del Sole in Viale Marconi a Poggibonsi. Nata come associazione, la cooperativa si rivolge ad adolescenti e bambini, in particolare con disturbo dello spettro autistico. A Casole d'Elsa, sede della cooperativa, c'è il centro diurno Casa Fattoria, che ospita disabili dai 18 ai 40 anni che abitano in Val d'Elsa e nel Chianti.
Quello di Viale Marconi è un nuovo punto di appoggio cittadino e soprattutto facilmente raggiungibile. La cooperativa Valle del Sole, che ha sede appunto a Casole d'Elsa, negli ultimi anni ha maturato insomma un nuovo interesse, ha riscoperto questo insomma interesse per la parte dell'infanzia e l'adolescenza, e abbiamo organizzato delle attività estive che hanno riscosso successo anche appunto in comuni come Poggibonsi e Colle Valdelsa, legate alla natura, agli asini, ai laboratori artistici in generale. In più, negli ultimi anni ci siamo occupati con trattamenti individuali un piccolo gruppo di bambini che hanno un disturbo dello spettro autistico. E per questo insomma, si è ritenuto opportuno spostarsi in un comune come Poggibonsi per agevolare le famiglie e la possibilità di usufruire questo spazio, così che i genitori possono accompagnare insomma, i figli e nel frattempo approfittare e fare altre commissioni o altre cose. E adesso passiamo alla nostra pagina sportiva, la Robur con il morale a mille grazie alla bella vittoria di domenica sul campo della capolista carrarese, si prepara ad affrontare l'ultimo impegno prenatalizio di sabato al Rastrello contro Novara. Sentiamo le parole di Marco Rossi. Sicuramente sapevamo che era una partita difficilissima, comunque giocavamo contro la prima classifica, veniva da ottime partite, soprattutto in casa aveva un ruolino importante dove non aveva mai perso, credo, quindi sapevamo che era difficile. Credo che l'abbiamo affrontata con grande personalità, perché comunque andare a giocare in un campo così difficile dimostra che comunque stiamo crescendo. Ma a parte che credo che giocare come una squadra contro la Carrarese paradossalmente per noi è anche più facile, perché quando giochiamo a Siena le squadre vengono qua e si chiudono tutte dietro la linea della palla. Quelle al Bissola erano in 11 nella loro metà campo, quindi è normale che facciamo anche più fatica, perché comunque in 22 stare in 22 in una metà campo è più difficile. Invece mentre la Carrara è stata una partita aperta, loro volevano vincere, noi volevamo vincere e ce la siamo giocata, e noi abbiamo avuto più cattiveria e più fame di loro di portare a casa il risultato. Sì, ovvio, come ti ho già detto, quando vengono a Siena molte squadre vengono a difendersi, quindi dobbiamo cercare sicuramente di migliorare il giro palla più velocemente, cercare qualche spazio, qualche imbucata in più, ecco. È normale poi anche quando andiamo in trasferta e giochiamo sempre contro queste squadre qua che puntano a difendersi, dobbiamo migliorare l'attenzione sicuramente, perché dobbiamo cercare di concedere quasi niente a loro, e poi quando loro sbagliano cercare di punirli. Ma credo che il problema, se si può chiamare problema, sia quello di giocare ogni tre giorni, però siamo preparati, attrezzati, per comunque abbiamo una rosa ampia dove abbiamo quasi due giocatori per ruolo, quindi credo che non ci siano problemi, ecco. E passiamo adesso al volley, la Emma Villas Siena, oggi è stato il giorno della presentazione del nuovo coach Emanuele Zanini, quindi sentiamo le sue parole. Ovviamente sono qua con un grandissimo entusiasmo, con una grandissima voglia di fare. Sono qua solamente da due giorni e quindi ho preso contatto con la squadra in alcune sedute diciamo di allenamento, e ovviamente avevo già ovviamente osservato il campionato di Superlega in generale, ma anche diciamo con un occhio particolare a questa squadra. In pochissimo tempo, perché quando si parla di queste situazioni c'è pochissimo tempo a disposizione, darci delle priorità che possano permettere alla squadra di esprimersi in un modo diverso, prima di tutto dal punto di vista dell'atteggiamento e del modo di stare in campo, e poi ovviamente anche per quanto riguarda l'aspetto tecnico e l'aspetto tattico, cercare di alzare il livello di gioco della nostra squadra. Queste sono le priorità che ci siamo dati e che mi sono dati, sulle quali abbiamo iniziato a lavorare. Abbiamo pochissimi giorni prima di due match molto importanti, quello di Ravenna di domenica e poi dopo Natale, immediatamente dopo Natale, il 26 come sapete, quello di Trento. E dopo ci sarà una pausa che ci permetterà invece di lavorare un pochettino più con calma su tanti aspetti tecnici e tattici della squadra. Però al momento insomma abbiamo queste priorità. I giocatori e tutti i membri dello staff e tutti i membri della società stanno rispondendo nel senso che si sono veramente messi a disposizione con un rinnovato entusiasmo, okay? E io ho invitato tutti quanti a focalizzare la cosa, cioè l'attenzione su quello che
l'atteggiamento e il modo con cui si fanno le cose, senza parlare di risultati o quant'altro. Secondo me noi, soprattutto squadra, dobbiamo focalizzarci sul livello di gioco. Livello di gioco, ripeto, è che è quello che poi eventualmente permette di ottenere risultati. E da questa nostra ultima notizia, ma in realtà questa sera si parlerà ancora di sport per tutto il nostro palinsesto serale, perché vi lascio, fra pochissimi minuti arriva Planet Basket, il programma condotto dal nostro Andrea Naldini, poi a seguire alle 22.15 la replica del nostro TG e poi ancora sport con Mondo Dilettanti. È veramente tutto, un saluto dalla redazione di Radio Sena TV.